sugoso, tenero e filante. Un petto di pollo così, secondo me, non l'hai mai mangiato. Mamma mia! Il pollo alla pizzaiola. Ti faccio vedere come prepararlo in meno di mezz'ora. Iniziamo col cuocere il pollo. Filo d'olio in padella. E mettiamo le nostre fettine. Non farle bruciare, dobbiamo rosolarle fin quando non diventeranno dorate. Guarda come sono belle, mamma mia! Perfetto! Una volta dorate, le mettiamo da parte. Adesso passiamo al sughetto. Aglio, giro d'olio in padella e andiamo. Ora passata di pomodoro. Se preferisci, puoi anche usare i pelati o i pomodorini in conserva. Lo facciamo cuocere per qualche minuto. Adesso togliamo l'aglio e aggiungiamo sale, origano, capperi e olive. Facciamo insaporire questo sughetto per pochi minuti a fiamma bassa. Gira il mondo, gira il mondo. Questi sono gli effetti della cucina. Dopo sta girata rilassante, siamo pronti per mettere il pollo. Immergilo bene bene nel sugo, mi raccomando, deve essere coperto. Tre, due, uno. Ma guarda quanto è bello, ma non è meglio del solito pollo grigliato, o no? Per altre ricette così sfiziose, non ti dimenticare di cliccare su iscriviti, così non te le perdi. Adesso manca solo il tocco finale. Ho tagliato del fior di latte bello sottile, lo andiamo a mettere sul pollo e lo facciamo sciogliere in padella. E voilà! E adesso il coperchio. E lasciamo cuocere per qualche minuto. Io ho usato il fior di latte, ma se hai la mozzarella va bene lo stesso. La puoi tagliare a cubetti, gliela metti sopra e la fai sciogliere. Ecco fatto, ci siamo. Mamma mia, questa sì che è filante. E adesso un po' di sugo. Bella! Ma è venuto spettacolare! Filante? Assaggiamo! È fantastico! Guarda con pochissimi ingredienti che cena che ho preparato! E tu? Come cucini il petto di pollo? Scrivilo nei commenti! Ciao!